grazie veramente, forza anche Napoli Calcio a 5. È tutto frutto di una gioia grandissima e una soddisfazione enorme. E devo dire la verità che effettivamente forse questa sì, è sicuramente la nostra vittoria più grande. La squadra napoletana di calcio a 5 ha conquistato la Coppa Italia battendo in finale la Roma al Pala Ercole di Policoro. Gli atleti sono stati ricevuti dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e premiati con la medaglia della città in una cerimonia a Palazzo San Giacomo. Sono emozionatissimo, felicissimo, un progetto di quartiere che nasce nel 2013, abbiamo scalato tutti i campionati, abbiamo vinto il campionato di Serie B, di Serie A2 e adesso coroniamo un sogno, siamo nella storia, abbiamo vinto la Coppa Italia. Ci stiamo meritando sempre di più il titolo guadagnato di Capitale dello Sport 2026, ci stiamo avvicinando a quella data davvero con dei risultati importanti. Ecco, il calcio a 5 sicuramente è quello sport poco conosciuto al quale vogliamo invece dare rilievo, è giusto che sia così perché è uno sport che raccoglie tanti ragazzi e vorremmo poter farlo conoscere anche facendolo giocare nelle nostre strutture sportive. Fondata nel 2013 a Fuorigrotta, la squadra del Futsal Napoli attualmente gioca in casa al Pala Jacazzi di Aversa. È un palcoscenico ideale per il brand Napoli, ma naturalmente il mio auspicio è quello di poter finalmente giocare a casa nostra a Napoli con i nostri tifosi. Noi sappiamo bene che c'è un problema di impianti in città, che adesso abbiamo tante squadre importanti e questa è una di quelle. Noi vogliamo riportare il Napoli calcio a 5 che deve tornare a giocare in città. È la Napoli che ci piace, è la Napoli che vince.